Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, come sapete, stavo aspettando che uscisse il nuovo MacBook Pro sul sito Apple ed è finalmente uscito. In realtà è uscito da qualche settimana e io l'ho comprato la settimana scorsa. E quindi oggi vi farò l'unboxing, perché me l'avete chiesto davvero in tantissimi. Non avevo intenzione di fare un unboxing perché non sono la persona più informata in materia e non me ne intendo tantissimo, cioè io uso il MacBook per quello che mi serve e basta, tutto il resto non ci capisco una mazza, diciamoci la verità. Però appena vi ho fatto vedere su story su Instagram che appunto ho comprato il nuovo MacBook Pro e mi è arrivato, mi avete chiesto in tantissimi di fare un video unboxing, quindi assolutamente oggi video unboxing, perché ho preso il nuovo MacBook Pro, perché l'altro che avevo, precisamente questo, è del mid 2014, l'ho preso a dicembre 2014 e ormai è diventato talmente lento, io lo sapete, lo uso per l'editing di video in alta qualità e a volte uso due programmi di montaggio simultaneamente in alta qualità entrambi, e quindi è diventato talmente lento che tipo certe scene non riuscivo nemmeno più a vederle e andavano avanti a scatti, oppure per creare un video ci metteva dall'1 ora e mezza alle 2 ore e mezza, che è diventato sinceramente insostenibile. Gli ho voluto tanto 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 bene al mio vecchio MacBook Pro, non guardate le mie unghie che sto per andare a rifare il semipermanente, sono oscene oggi, mi fate finta di niente, facciamo finta di niente, tanto questo video non è sul make up, ok, facciamo finta di niente. Comunque gli ho voluto talmente tanto bene al mio vecchio MacBook Pro, devo dirvi la verità, è ancora, cioè è perfetto, quindi io non l'avrei mai cambiato se non fosse che è diventato talmente lento, perché ovviamente negli anni i programmi di montaggio hanno un sacco di aggiornamenti, tutti i programmi hanno un sacco di aggiornamenti, la qualità aumenta, ho cambiato videocamera che ha una qualità ancora maggiore, ho intenzione di comprare un'altra videocamera in 4K, quindi in qualità ancora maggiore, e questo computer non riusciva più a starci dietro, è diventato lentissimo, cioè andava tutto a scatti, tipo le scene che velocizzavo nei video e quindi voi le vedevate velocizzate, io nel montaggio non vedevo nulla, cioè le vedevo un pezzo, poi si bloccava, dovevo muovere il cursore in modo da poter andare avanti perché era completamente impallato, ecco. E quindi sono praticamente stata obbligata, tra virgolette, ovviamente, oh, cioè che dispiacere terribile, mi dispiace tanto, no, però sono praticamente stata obbligata a comprarne uno nuovo perché l'altro non andava più bene, e quindi questo è il nuovo MacBook. Però appena è uscito io ero nei Paesi Bassi e non ho potuto acquistarlo perché dovevo chiamare il servizio cliente eccetera eccetera, mi serviva fattura, quindi sono dovuta tornare in Italia per poterlo acquistare, quindi non l'ho acquistato subitissimissimo, ma so che è uscito tipo 3 settimane fa sul sito Apple, un mese e qualcosa fa credo, forse sarà quasi un mese e mezzo fa che è uscito sul sito Apple, non so se si trova ancora nei negozi, infatti quando ve l'ho fatto vedere su Stories, a parte che appunto mi avete chiesto in tantissimi di farlo, ma quando ve l'ho fatto vedere su Stories intanto mi avete scritto ma no, sta per uscire il modello nuovo, ragazzi questo è il modello nuovo, e vi dico anche che cosa, quali specifiche io ho acquistato, perché sinceramente ho la foto qua, perché altrimenti non ve le saprei dire a memoria, diciamoci la verità. Allora, Intel Core i5 Quad Core di 8ª generazione, vabbè, display retina con True Tone, se ho capito bene questo True Tone, magari mi sbaglio, però se ho capito bene anche l'altro era display retina, però questo con True Tone dovrebbe adeguarsi alla luce esterna e quindi dovrebbe diventare un po' più caldo, un po' più freddo il display a seconda della luce esterna, quindi va a rovinare meno gli occhi e quindi ti fa riposare gli occhi di più. Poi c'è il, vabbè, il Touch Bar, e Touch ID. Il Touch Bar è una novità per me perché io, avendo il vecchio MacBook Pro, non ho ancora avuto modo di provare la Touch Bar, che invece è presente su questo computer, non ero particolarmente interessata ad averla, ripeto, io volevo solo un computer più veloce, però adesso tutti i MacBook Pro hanno il Touch, si chiama il Touch Bar? Credo di sì, no, forse il Touch Bar è quello davanti, beh, vi sto parlando appunto della parte che sarà anche questa touch sopra la tastiera. Poi ho preso 16 GB di memoria, che è la memoria non di storage nel computer, non di quello che possiamo salvare nel computer, ma è la memoria che ti dà la velocità del computer, quindi quanti programmi simultaneamente riesci a
ad avere accesi funzionanti contemporaneamente nel computer. Io non ho preso la versione base del MacBook Pro, ci sono due nuove versioni del MacBook Pro, uno un po' più potente, ho preso quello più potente, ma ho aggiunto ancora altre cose per renderlo ulteriormente più potente. Poi ho preso la memoria da 512 GB, si poteva acquistare anche 1 TB e c'era anche un'altra opzione di più. Ero un po' in dubbio tra 512 GB, che è quello che ho preso io, e quella da 1 TB, ma siccome ho anche gli hard disk e comunque non... cioè l'altro computer aveva meno della metà e comunque riuscivo bene o male a farci stare tutto, avevo bisogno di più memoria e questo più del doppio, quindi sono tranquilla. 4 porte Thunderbolt 3, non ho idea di che cosa significhi, suppongo che adesso lo scopriremo assieme, tastiera retroilluminata, vabbè, kit di accessori, e poi ho preso anche Final Cut Pro, e queste sono le specifiche. Ho preso il display da 13, non so mai se sono a fuoco io nei video, credo di sì, ho preso il display da 13 inches, c'era 13 pollici, 15 pollici, l'altro mio computer, lo faccio vedere, ci sono talmente affezionata ormai, l'altro mio computer è 13 pollici, voi lo sapete, io viaggio tanto e quando viaggio ho sempre bisogno di montare video, di usare il computer, e per me è molto più pratico avere quello da 13 pollici piuttosto che quello da 15, perché questo mi sta nelle borsette più grandi, è molto più pratico da portare in giro, e quello da 15 secondo me è un pochino troppo ingombrante, almeno per quello che lo uso io. Ho dovuto appunto prendere non solo la versione più potente del MacBook Pro appena uscito, ma ho fatto qualche upgrade appunto perché principalmente io uso questo come computer. Sto pensando di prendere anche un MacBook Pro fisso, che già avevo tempo fa, sto pensando di riprenderlo, ma principalmente il mio computer è e sarà sempre un portatile, perché sono sempre fuori casa e ho bisogno appunto di avere una cosa strong anche quando non sono in casa. Quindi io direi di non soffermarci più sulle specifiche tecniche eccetera 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 e di andare ad aprire questo gioiellino. Allora, io non ho un coltello qui, quindi cercherò di usare questa penna di Sailor Moon e vediamo se funziona. No, ok, non funziona, ho fatto solo una riga sulla scatola, fantastico! Con il piegaciglia sono riuscita ad aprire la scatola. Che emozione, finalmente! Questo via ed eccola qua, questa è la confezione MacBook Pro, c'è la mela da entrambi i lati e poi qui sempre la scritta MacBook Pro, davanti l'avete visto c'è il computer disegnato, non ci resta a questo punto che aprirlo. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Ok, allora, come potete vedere non ho preso il grigio chiaro, non il grigio scuro, anche perché sono molto affezionata al mio vecchio MacBook Pro che avevo preso in grigio chiaro, non penso nemmeno ci fosse l'opzione di scegliere all'epoca, tipo, però mi piace molto molto di più il grigio chiaro, quindi questo è lui, il mio nuovo computer, poi lo compareremo, cioè faremo qualche comparazione con il MacBook vecchio, ripeto, io non ho il penultimo modello, ma ho il modello del 2014, questo è lui, questi sono tutti gli accessori che vedremo tra un po', eccolo, mamma mia, allora, vediamo di un attimino solo capire se è più leggero, allora, sinceramente mi sembra un po' più leggero, è decisamente più leggero, non... ah, oddio, magari è una mia sensazione, però mi sembra più leggero rispetto all'altro. Vediamo se sembra o risulta anche più sottile o se in realtà è uguale. Qui sotto c'è il gatto Denver che sta esplorando. Allora, è decisamente più sottile la scocca, il che mi rende molto felice. Non ha la parte nera, vedete, la parte nera del vecchio MacBook Pro, e ripeto, questo del 2014, non so se i modelli più nuovi sono diversi, ma la parte nera sul retro non c'è, anche il retro è argentato, mentre il vecchio MacBook Pro aveva questa parte nera davvero bruttina, devo dire, ed è
eccoci qua, è decisamente più piccolo sia di lato, lo vedete, ma è anche più sottile. Non so se si riesce in realtà a capire in videocamera, perché non è di molto più sottile, ma è decisamente più sottile e appunto più corto, quindi sono molto molto contenta di ciò. E mi sta venendo il dubbio, perché in realtà il display dovrebbe essere di entrambi di 13 pollici, solo che evidentemente il MacBook Pro vecchio aveva tutta questa parte nera. Non lo so, perché entrambi sono 13 pollici, però appunto questo qua è decisamente decisamente più piccolino, quindi sono molto contenta. Significa che sarà più semplice portarlo in giro. Vediamo di sì, si vede decisamente che è più piccolino. Anche i piedini di gomma sono, vediamo, spacchettiamolo così possiamo renderci conto meglio del colore. Allora, eccoci qua. Wow. Molta attenzione, anche questo lo lanciamo. Ok, sì, è decisamente decisamente più sottile, più piccolo, più leggero rispetto al vecchio, perché 2014 sinceramente, e avevo proprio bisogno di un upgrade, vecchio MacBook Pro. Vediamo di confrontarli adesso. Appunto, sì, questo aveva questa brutta parte nera, è decisamente decisamente più alto. Lo vedete, è decisamente più alto e anche più grosso. La parte sotto, allora, i piedini mi sembrano anche questi più piccolini, stesso colore, sempre neri. La mela è anche diversa, perché nella versione io ho questi sticker rosati, ma la mela è ancora, cioè si vede, non è coperta, questo intendevo. Quindi la mela nel vecchio MacBook Pro era bianca, qui invece è a specchio. Questo devo dire preferivo forse il colore bianco, ma perché io preferisco appunto coprirlo con il rosa, quindi forse il colore bianco sta meglio con i miei gusti, ma sembra, devo dire, più professional e più nuovo questo con la mela a specchio. Molto figo, devo dire, però appunto forse la preferisco, sicuramente la preferisco bianca. Vediamolo all'interno, mamma mia, è davvero davvero sottile, cioè ve l'ho fatto vedere anche davanti, qui secondo me si può capire ancora meglio. No, non so se in videocamera si può capire, però è davvero molto molto più sottile e decisamente più piatto. Il 2014 era un pochino bombato e quindi anche questo lo rialzava un pochino. Anche questo è leggermente bombato, ma quasi nulla, cioè è quasi liscio e quindi è più piccolino, più sottile. Vado per la prima volta ad aprirlo e a vedere questa, se non sbaglio si chiama touch bar, che mi incuriosisce molto. C'è la pellicola protettiva. Oddio, è acceso, è acceso! Oh mamma! Oh wow! Ok, allora la tastiera e il touch bar, come si chiama questo? È decisamente, decisamente più grande, stranissimo, e questa è quella, questa è la, la feature di cui vi parlavo, questa touch, come si chiama? Touch bar? E non c'era nel mio, nella mia versione. Ok, no, io vorrei l'inglese, veramente. Ok. Ci sono rimasta malissimo perché quando, cioè, era acceso, non so come sia possibile. Però all'interno c'è molta... Oh, ok, si sono accesi anche i tasti. Lo vedete sulla... Io la chiamo touch bar, non sono sicura che sia questo il nome, sinceramente. Andiamo a controllare, perché altrimenti tutto il video lo farò così, cioè... Ok, controllato decisamente, avevo ragione, si chiama touch bar. Si sono accesi anche i tasti sulla touch bar, che è strana da vedere, eh? È davvero, davvero strano poter
perché il mio vecchio MacBook aveva i tasti qui per poter controllare volume, luminosità, eccetera, il tasto Escape, invece qui è tutto touch, non che secondo me sia particolarmente utile, però so che ci sono anche le emoji qui e questo è sicuramente molto molto utile, perché per esempio per andare a rispondere ai commenti sui social uso sempre solo il cellulare, perché sul mio MacBook Pro non avevo le emoji, che ormai al giorno d'oggi si usano sempre, quindi al giorno d'oggi, sono una vecchia, però è vero, mentre nel 2014 appunto bene o male non esistevano, o perlomeno non esistevano quelle che utilizziamo oggi, quindi sono contenta più che altro per questo, per la touch bar. Nel frattempo sto continuando a parlare nel computer. Italia no, perché il mio MacBook Pro l'ho comprato nei Paesi Bassi in Olanda e mi sono abituata con la tastiera olandese, che è praticamente uguale, cambia soltanto il simboletto dell'euro e del pound. Per questo ho comprato il MacBook Pro non con la tastiera italiana ma con la tastiera UK. Olandese, la tastiera olandese non era disponibile da spedire in Italia purtroppo, o comunque dal sito italiano, ho quindi deciso di comprare, no, ho preso la tastiera international che è identica a quella olandese a cui sono già abituatissima ormai appunto da tanti anni, però a posto del simbolo del pound io avevo il simbolo dell'euro, ecco questo è tutto quello che cambia. Se invece avessi cambiato dalla tastiera olandese alla tastiera italiana avrei avuto molte differenze e per me sarebbe stato molto più lento iniziare ad usare questo computer per lavoro, quindi sono molto contenta, vado a scegliere quindi la tastiera. Trovo i Paesi Bassi, purtroppo ho scelto British, qui mi chiede di connettermi al wifi, ma adesso non ho la password di casa sotto mano, quindi questo step lo faremo dopo. E qui sto settando tutte le specifiche eccetera inizialmente e vedo che c'è anche il Touch ID, quindi potrò sbloccare il computer semplicemente appoggiando il dito qui. E questa è una figata, perché ogni volta perdo un sacco di tempo a digitare la password, che è lunghissima, e questa è una figata. Questo ovviamente farò tutto dopo, con più calma, set up Touch ID later, e lo farò tutto con calma, però sì, qui c'è il True Tone Display, quindi il Mac si adatterà automaticamente appunto alla luce esterna, e adesso sta per accendersi finalmente, così posso farvi vedere insomma il desktop. E beh, allora wow, ok, vabbè, questo è classico desktop molto noioso eccetera, super super standard appunto. Devo spostiamo quello videocamera in modo che possiate vederlo meglio. Devo ovviamente trasferire tutto quanto dal mio vecchio computer al mio nuovo computer, cosa che farò in seguito, però devo dire molto più sottile, molto più leggero, colori pazzeschi, sicuramente molto più brillanti, nonostante appunto entrambi i display siano retina, ma colori molto più brillanti, molto più vivi, si vede che è comunque nuovo rispetto all'altro che avevo. Voglio soltanto farvi vedere la differenza, che è parecchia, tra i due, mamma mia questo mi sembra pesantissimo adesso, tra i due aperti. Guardate un po' la differenza con con il touchpad, che su questo nuovo è veramente gigantesco rispetto al MacBook vecchio, wow, e anche la tastiera che qui è, mi sembrava più grande, invece non è più grande, sono i tasti singoli ad essere più larghi e più bassi, quindi sicuramente la tastiera del nuovo MacBook Pro è molto più silenziosa rispetto al vecchio MacBook Pro. E adesso faremo una prova, mi interessa molto, ho visto altre recensioni del nuovo MacBook Pro e tutti dicevano che la tastiera è molto molto silenziosa, quindi adesso proveremo a scrivere qualcosina sul MacBook Pro nuovo. Ok, sto battendo a caso ovviamente. Proviamo a fare la stessa cosa con quello vecchio. Non so se si sente la differenza in videocamera, ma è molto, c'è molta molta differenza, c'è decisamente differenza. Vediamo di farlo uno dopo l'altro. Vecchio MacBook Pro. Nuovo MacBook Pro.
e c'è è tutta un'altra cosa, il che mi rende molto molto felice, perché di solito digito molto velocemente e quando ci sono altre persone eccetera so che sentono il mio digitare tipo frenetico, tipo e con il MacBook Pro nuovo, e penso anzi sicuramente è dovuto dal fatto che i tasti sono molto più larghi, molto più bassi e quindi il click è minore. Devo dire altra differenza, e qui non mi piace tantissimo, è che gli speaker qui sono sulla parte superiore del computer, li vedete, sono qui ai lati, mentre sul vecchio MacBook Pro, che è quello che appunto ho io, non comparivano qui, ma suppongo siano sotto, boh, non lo so. O forse qua dietro. Comunque non mi piace tanto il fatto che su quello nuovo siano ai lati, perché secondo me come design era molto più pulito questo. Altra differenza: sul vecchio MacBook Pro non c'erano scritte qui, niente di niente, mentre sul nuovo MacBook Pro c'è la scritta MacBook Pro qui, e anche questo si poteva evitare, preferisco un design più pulito, ma sì, appunto, insomma, non vado a lamentarmi, ovviamente è stata una scelta, però preferivo che non ci fosse la scritta, perché non ho bisogno di ricordarmi costantemente che tipo di computer ho preso, lo so. E quindi in sostanza questo è quanto, ovviamente devo andare ad utilizzarlo per potervi dire di più, cosa che farò, ma naturalmente vi aggiornerò poi nei vari video. Devo dire che qui sono molto felice di questo touchpad, si può addirittura selezionare il volume in questo modo, il che è una figata pazzesca, è veramente veramente una figata. E devo ovviamente abituarmi ad utilizzarlo questo touch bar. Sono contenta che il touchpad sia così grande, perché sarà sicuramente molto più comodo, soprattutto per l'editing dei video. Solitamente uso il mouse esterno per l'editing, proprio perché il touchpad del mio vecchio MacBook Pro era troppo piccolino. Qui invece penso di poterlo fare senza problemi. Ripeto, i tasti sono super 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 silenziosa e incredibile, questa l'hanno studiata davvero davvero bene, e queste sono le differenze sostanziali che io riesco a vedere, appunto grossa differenza anche nel peso, il che è una figata. Naturalmente andrò a ricoprire di rosa anche questo, naturalmente anche su questo ci sarà la tastiera rosa e custodia, o mi sono trovata molto bene in realtà con i decals, con questi stickers, quindi non escludo di riprendere gli stessi, ovviamente per la nuova forma del computer, e questo è quanto. Volevo soltanto ancora vedere con voi gli accessori che si trovano. Mi sta venendo c'è l'USB su questo. Oh mio Dio, no. Ok, avevo sentito bene e mi sta venendo una specie di accidente, perché sinceramente non c'è la porta USB qui. Allora, già il fatto che non ci sia il dischetto nel 2014 era assurdo, perché serviva. Ok, adesso non serve. Ok, per l'amor del cielo. Va tutto bene, cara Apple, però io qui non ho l'accesso per la memory card che sul vecchio MacBook Pro avevo e mi ci trovavo da Dio. Come faccio adesso senza l'accesso per la memory card della videocamera? Sarà tutto più complicato, devo assolutamente comprare un adattatore. Questo non mi piace, non mi piace per niente. Ero molto contenta di poter inserire direttamente la memory card senza aver bisogno di altre cose, adattatori eccetera eccetera. Questo mi dà molto fastidio. Altra cosa che mi dà molto fastidio è che non ci sia la possibilità di attaccarci un USB, perché non ci sono, cioè mi sono rincretinita, no, non ci sono porte USB. E non so se anche nell'ultimo, cioè nel penultimo, a questo punto MacBook Pro non ci fossero porte USB. Come si fa in questi casi? Dovrò comprare uno di quegli adattatori con una multi con tante porte USB, però perché se già spendo tanto per un computer del genere devo comunque comprare altri adattatori? Non ha senso. E poi c'era un sacco di spazio qui per mettere delle porte USB, diciamoci la verità. Questa cosa non mi piace e non ha senso, secondo me non ha senso, cioè avere una chiavetta e non poterla attaccare, doverci comprare un adattatore, cioè dover comprare un adattatore quando hai un computer del genere per poter inserire una chiavetta USB, secondo me è follia. Poi magari mi sbaglio, ripeto, io non sono esperta di tecnologia, non sono esperta Apple, anche se alla fine tutto quello che ho è Apple, però non posso chiamarmi un'esperta. Certo è che non mi piace questa cosa, quindi devo assolutamente comprare prima possibile un adattatore USB, altrimenti non posso usare l'USB sul mio computer, che non è un computerino, non è un... cioè, voglio dire,
è un computer pro, quindi dovrebbe essere fatto per chi ci lavora e non lo so, il fatto che non ci sia neanche l'accesso, cioè l'entrata per la memory card mi dà molto fastidio. Comunque, qui c'è il libretto di istruzione eccetera eccetera all'interno della scatola, eccola qui, e se appunto togliamo questo ci sono altri accessori, c'è il caricabatterie che è praticamente identico all'altro, uguale come grandezza e come peso del vecchio caricabatterie del 2014 che ho, con la presa e poi il cavo caricabatterie, che mi sembra però non mi sembra così lungo, è decisamente troppo corto questo cavo, come si fa ad usarlo? Cioè devo stare attaccata alla presa di corrente, devo assolutamente comprare un adattatore perché questo cavo è, cioè forse sembra lungo in videocamera ma ragazzi non è nulla, questo è tutto il cavo, cioè devo stare attaccata alla presa praticamente, quindi assolutamente anche qui devo comprare un adattatore e questo è tutto quello che si trova nella scatola, quindi io tornerò sempre ad acquistare Apple assolutamente perché mi trovo benissimo con i prodotti di questo brand, però alcune cosine secondo me appunto sono folli, non sto più a ripetermi perché ve l'ho detto. Quindi spero vi sia piaciuto questo video unboxing del mio nuovo MacBook Pro, sono molto molto felice di avere finalmente un computer più potente che potrà fare un montaggio, cioè tanti montaggi anche simultaneamente senza impallarsi costantemente, non dovrò più lasciare lì il computer tutta la notte a creare un video perché ci mette tipo 2 ore e mezza, perché finalmente potrò farlo, non lo so, tipo in 20 minuti, 15-20 minuti, quindi questo sono molto molto felice, però corro a comprare gli adattatori, che cosa vi devo dire, almeno Apple poteva inserirmi l'adattatore nella scatola, non mi arrabbiavo, comunque questo è quanto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, qualsiasi cosa mi scrivete nei commenti, fatemi sapere se anche voi avete intenzione di acquistare il nuovo MacBook Pro, se sì perché, se no perché. Su quanto, bacio grandissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao.